Rieccoci per aggiornare le notizie di oggi, martedì 8 marzo. Si ferma il mondo della pesca di sciacca, così come sta accadendo in tutta Italia. Le cooperative di pesca saccensi hanno formalizzato l'adesione alla protesta nazionale promossa dall'Associazione Produttori Pesca. Previsto al momento lo stop di almeno una settimana di tutte le attività. Insostenibile andare a pescare con il gasolio che ha superato oltre un euro al litro, commenta Vincenzo Marinello della cooperativa Fra Pescatori. Occorrono interventi urgenti da parte dello Stato e della Regione Siciliana a sostegno del settore anche attraverso un intervento straordinario coinvolgendo l'Unione Europea. Covid, alla data di ieri in provincia di Agrigento si sono registrati 386 nuovi casi e 376 guarigioni, ci sono anche 5 nuovi ricoveri. Gli attuali contagiati in provincia sono 7.599, di cui 41 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Il dato è riportato dall'ASP di Agrigento ed è riferito alla giornata di ieri. C'è un costante aumento dopo un periodo invece positivo dal punto di vista dei dati. In degenza ordinaria subintensiva ci sono 36 persone, 10 al Fratelli Parlapiano di Ribera, 26 al San Giovanni di Dio di Agrigento. In terapia intensiva 5 persone, 2 più di ieri, tutte al Fratelli Parlapiano di Ribera. Al via oggi i lavori di ripristino della viabilità del ponticello di zona Raganella. I lavori prevedono la sistemazione delle sponde e il rifacimento della sede centrale. Avranno una durata di circa 10 giorni, consentiranno il ripristino del collegamento dal quartiere periferico alla Perriera, al centro urbano in sostanza. Lo hanno comunicato il sindaco Francesca Valente e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Lo Cicero. Per aiutare realmente i profughi ucraini occorrono segnali e azioni forti, ne è convinto Nico Miraglia, presidente della Fondazione Accursio Miraglia, da anni impegnata nel ricordo del sindacalista ucciso nel 1947 e altre iniziative di legalità e libertà. Nico Miraglia propone di ospitare il popolo ucraino in fuga nei tanti edifici pubblici che per questioni burocratiche oggi in città sono chiusi e si riferisce all'ex ospedale e agli ex alberghi delle terme della zona di San Calogero. Un messaggio rivolto alle istituzioni cittadine ma anche a quelle regionali, visto che in molti casi si tratta di immobili di proprietà regionale. Prosegue la Peregrinatio Reliquia del Beato Giudice a Rosario Angelo Livatino, proposta dall'Arcidiocesi di Agrigento in sinergia con i comuni della provincia. Dallo scorso 4 marzo fino ad oggi la camicia insanguinata del giudice ragazzino, quella che indossava nel giorno del suo barbaro assassinio per mano della stidda, è stata portata nell'ordine a Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, Calamonaci, oggi, nella giornata di oggi, a Ribera. È tutto per il momento, grazie per averci seguito, buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.